Funziona, sì. Allora, il professor Luca Guzzardi si è laureato all'Università di Milano, dove ha preso anche il dottorato. Si occupa di storia e filosofia della scienza e svolge un lavoro di ricerca anche nel campo anche per l'INAF, cioè l'Osservatorio Astronomico di Brera. Allora, è autore di svariate pubblicazioni, tra cui dei saggi sulla storia della fisica nel XVIII secolo, ed è anche autore di un libro pubblicato nel 2010 intitolato Lo sguardo muto delle cose, oggettività e scienza nell'età della crisi. La conferenza che il professor Guzzardi ci illustrerà oggi porta il titolo di Scoperte in società. Di Scoperte in società. La scoperta di Urano e storie di altre collaborazioni. Come ben sappiamo, Urano è stato scoperto da William Herschel, che come ben sappiamo è anche il primo pianeta osservato grazie ad un'osservazione diretta con il telescopio. Herschel inizialmente aveva scambiato Urano per una pulsar. Solo dopo la pubblicazione di questa sua ricerca, di questa sua osservazione, grazie all'aiuto di altri scienziati, si è arrivati alla conclusione che non si trattasse di una pulsar, ma si trattasse per l'appunto di un pianeta. Quindi in questa conferenza si vuole mettere in luce l'importanza del lavoro di più scienziati su una data scoperta, su una data ipotesi, perché sarebbe anche impossibile al giorno d'oggi ipotizzare che un solo scienziato possa mettere in atto il lavoro che invece sarebbe mettere in atto il lavoro che invece sarebbe più appropriato, no, più appropriato, mettere in atto il lavoro che potrebbe essere svolto in maniera anche migliore da più scienziati. E adesso lascio la parola al professor Luca Gozzardi. Dunque, grazie della presentazione. Mi fa molto piacere, grazie. Mi fa molto piacere essere qui. Questa mattina vorrei fare una cosa, un po', un esperimento. Una cosa un po' diversa da quelle a cui sono abituato o siamo abituati noi come storici della scienza, filosofi della scienza, eccetera, invece a cui sono molto più abituati gli scienziati. La mia idea è questa. Ieri ho fatto di proposito una relazione divulgativa, volevo presentare, diciamo, alcuni punti su cui la ricerca è più o meno d'accordo. Oggi invece voglio fare una cosa abbastanza all'avanguardia, nel senso che questa relazione, così come l'avete, più o meno così come l'avete qui, l'ho presentata anche in altre sedi, quindi voi direte, vi sto fregando perché ho riciclato tutto, sì e no. La sfida è un po' questa, l'ho presentata in altre sedi, ma erano sedi scientifiche. Qui invece vorrei con voi tentare di divulgare, quindi uscire un po' dallo specialismo e provare a rendere il tutto palatabile un po' appunto a tutti i palati, no? Vediamo se mi riesce. Vi devo chiedere scusa perché voi siete le mie cavie, quindi insomma. Speriamo che l'esperimento almeno riesca senza noia o danni di altro genere. Va bene, ma intanto partiamo da un inquadramento molto generale. Che cos'è una scoperta scientifica? Come pensiamo di solito a una scoperta scientifica? Io qua ho fatto alcuni esempi, no? Vedete. Posto ho usato le immagini più che le parole. In basso a sinistra, vedete, alla mia sinistra, quindi è. No, alla vostra sinistra, perfetto. In basso a sinistra vedete il virus HIV, in una ricostruzione,
c'è il DNA, ci sono degli streptococchi, c'è un evento Higgs, uno di quegli eventi in cui noi diciamo che viene rivelato il bosone di Higgs, o in cui forse l'abbiamo beccato, forse no. Ci sono anche due oggetti celesti che sembrerebbero due pianeti, in realtà uno è il nostro satellite, quello in alto a destra, la Luna, e quello sotto un satellite di Giove, un cosiddetto pianeta mediceo, così chiamato da Galileo, Galileo Galilei, che lo scoprì tra il 1609 e il 1610, puntando l'occhiale, il suo occhiale, ovvero il cannocchiale, in cielo, e accorgendosi che noi non siamo soli, la nostra Terra non è un'eccezione, anche altri pianeti potrebbero avere, o di fatto hanno, delle lune, dei satelliti, dei compagni di viaggio. Satellite vuol dire proprio compagno. Ho scelto Ganimede e non gli altri, voi sapete che i satelliti di Giove sono parecchi, no? Insomma, i pianeti medicei, quelli che Galileo vide col suo occhiale nel 1609 e di cui diede annuncio l'anno dopo con il Sidereus Nuncius, ovvero appunto annuncio astronomico, notizia astronomica, io ho scelto questo perché Ganimede mi pareva molto adatto, dato che siamo in terra di Sagrantino e Ganimede è il coppiere degli dèi. Ma insomma, che cosa fanno vedere queste, cosa ci possono suscitare queste scoperte? Beh, di solito pensiamo a una scoperta pensando che la scoperta ha un autore, o magari più autori, che però sono indipendenti fra di loro, no? L'anno scorso ho parlato proprio in questa sede della scoperta, tra molte virgolette, del primo principio della termodinamica o principio dell'energia, insomma quello che ci dice che in un sistema chiuso l'energia rimane costante, si conserva. Quello è stato preso da uno storico della scienza che si chiamava Thomas Kuhn, come caso esemplare di scoperta simultanea. Non tutti gli storici della scienza sono stati d'accordo con lui, ma questo non importa, no? Comunque è una buona idea. Ci sono dei casi in cui la stessa cosa viene scoperta da più attori che tra di loro non comunicano. Scoperta simultanea. Indipendenza degli scopritori gli uni dagli altri. Quindi voi capite che subito c'è un problemuccio. Chi è il primo che scopre qualcosa? Chi può dare il nome? Chi prende il Nobel? E uno dei problemi, o forse delle fantasie, dei nostri ricercatori un paio d'anni fa, quando misurarono velocità superluminale per il neutrino, cioè misurarono dei neutrini, la velocità dei neutrini sembrava essere superiore a quella della luce, voi sapete che per la teoria della relatività questo non può darsi, loro hanno annunciato con gran clamore anche questa scoperta, pensando, vabbè, se ci va bene, qua ci prendiamo il Nobel, se non lo annunciamo noi e lo annuncia qualcun altro, il Nobel se lo prendono gli altri. Ora non andatelo troppo a dire al gran sasso questa cosa qua, visto che anche siete vicini, ma insomma mi sembra anche abbastanza umano, no? Quindi problemi di priorità legati all'indipendenza degli scopritori anzitutto. C'è quindi uno spirito di competizione, no? Un sano spirito di competizione che lega e nello stesso tempo anche separa gli scienziati, gli fa tenere qualcosa, qualche notizia segreta, fino a quando non è il caso di pubblicarla, vedi appunto il caso che ho citato poco fa sulle velocità superluminali. Spirito di competizione che ti fa dire io voglio arrivare prima. E talvolta però non va sempre bene. Allora in alcuni casi, in alcune scoperte, voi avete anche una certa resistenza della comunità scientifica alle scoperte. Uno dei casi più tragici al proposito, beh,
notissimo quello di Galileo, no? Che quando pubblicò il suo Sidereus Nuncius si vide molti altri colleghi dire: ma insomma, ma no, dai, la Luna è fatta di montagne, ma no, ti stai sbagliando, vedi male col tuo occhiale. Per noi è banale riconoscere quando vediamo la Luna degli oceani e delle montagne, ma rifletteteci bene, voi che cosa vedete? In realtà vedete ombre, no? Perché allora non potrebbe darsi che semplicemente l'occhiale che vi fa, che acuisce la vostra vista, vi stia imbrogliando? Magari è difettoso. Ci sono dei casi del genere, si chiamano aberrazioni, ci sono aberrazioni cromatiche e aberrazioni non cromatiche, sferiche, no? Proprio nelle nostre ottiche, che abbiamo imparato a controllare, ma abbiamo imparato successivamente a controllare. Quindi, insomma, la resistenza della comunità scientifica a delle scoperte innovative è più che mai giustificata. C'è un altro caso ancora più tragico di questo, possibilmente, che riguarda la medicina. Forse saprete che quando il dottor Semmelweis, in Austria, a Vienna, scoprì, chiarì il meccanismo della cosiddetta febbre puerperale, incolpando la situazione di igiene, no? E dicendo: guardate cari colleghi, dovete lavarvi le mani prima di fare le operazioni, perché altrimenti, prima di far partorire le donne, perché altrimenti salvate il bambino, ma poi spesso le donne si ammalano e muoiono. Ci fu una vera e propria ribellione della comunità scientifica. Questi sono tutti casi molto ben studiati, molto ben documentati. E quindi uno dice: va bene, la scoperta scientifica ha bisogno prima di tutto di competizione tra individui, o eventualmente non soltanto tra individui, anche tra gruppi che agiscono però come individui. Nei gruppi c'è scambio di informazioni, non c'è fuori dei gruppi, e i gruppi, al posto che gli individui, si contendono il primato su una certa scoperta scientifica, no? Caso emblematico, la scoperta del virus HIV come responsabile della sindrome da immunodeficienza acquisita nota come AIDS. Negli anni '80, questo potete, è proprio, sono fatti di cronaca, no? C'erano due grandi equip, una americana e una francese, quella francese guidata da Gallo, da Montagnier, da Luc Montagnier, e quella americana guidata da Gallo, entrambi grandi scienziati, che si contendono il primato, si contendevano allora, e in qualche modo, adesso i toni si sono un po' smorzati, ma se lo contendono ancora, il primato della scoperta dell'HIV. Su questo però vorrei poi dire ancora due parole. Fa venire in mente queste cose anche un altro fenomeno che non c'entra direttamente con le scoperte, no? Che sono le invenzioni. L'invenzione del telefono. Chi è stato il primo a scoprire il telefono? Oggi sappiamo che, o è riconosciuto che sia stato Meucci, ma per lungo tempo questo ha dato adito a grosse polemiche, anche giudiziarie, proprio tra Meucci e Bell, no? Che l'americano che aveva comprato i diritti di Meucci attraverso la sua grande azienda, che c'è ancora, l'azienda telefonica Bell. Chi è stato il primo a inventare la ruota? Chi lo sa? Si perde nella notte dei tempi, no? Siamo sicuri che sia tutto qui? Siamo sicuri che sia soltanto una gara a chi arriva primo? Siamo sicuri che le scoperte scientifiche siano solo frutto di competizione? Di solito gli storici e i filosofi della scienza, forse perché sono i casi più interessanti, hanno sottolineato questo aspetto competitivo, lasciando completamente in oscuro l'aspetto collaborativo. Allora io adesso mi voglio mettere in difficoltà e voglio partire da un caso in cui, come giustamente diceva chi mi ha presentato poco fa, sembrerebbe assodato che la scoperta abbia un autore ben preciso, no? Allora, la notte del 13 marzo 1781, questo signore, William Herschel,
che badate bene, all'epoca non era nemmeno un astronomo riconosciuto, era un amatore, e lui faceva l'organista in una piccola, in un piccolo villaggio dove c'era una piccola, non so se era una chiesa o addirittura una cattedrale protestante, a Bath, dalle parti di Londra. Poi Herschel aveva montato, aiutato dalla sorella, un bel telescopio che in gran parte si era fatto, fabbricato da solo, aveva cominciato a fare un, lui lo chiamava un survey, una grande indagine sulla sfera celeste, abbassando piano piano la sensibilità, o meglio, alzando piano piano la sensibilità dei propri strumenti, no? Era partito dalle stelle più visibili e poi piano piano era andata a quelle meno visibili. A un certo punto sta facendo questo, voi sapete, forse non sapete, che le stelle si distinguono tra le tante cose anche per magnitudine apparente, no? Che misura è una misura, all'epoca era totalmente intuitiva, adesso un po' meno, misura la luminosità percepita di una stella. Arriva alla magnitudo 6, che sono le ultime stelle che si vedono a occhio nudo. A occhio nudo, forse per chi di voi non ha occhiali, io non ci arrivo fino a lì, ho già difficoltà con l'orsa maggiore senza occhiali. Ogni modo, Herschel invece godeva di ottima vista e comincia a osservare il cielo a occhio nudo e poi si serve anche del telescopio, indaga il cielo alla sesta magnitudine. A un certo punto si trova davanti a un fatto interessante e scrive: 13 marzo 1781, noi abbiamo i suoi diari, non lontano da Zeta Tauri, una stella della costellazione del Toro, c'è una bizzarra stella nebulosa. Lui le chiamava così, no? Nebulous star. Vedevo un po' di foschia, insomma, il concetto è questo. O forse una cometa. Perché? Che cosa ha visto? Ha visto un puntino luminoso che nell'arco di qualche giorno si è spostato di un epsilon, di pochissimo, no? Attenzione che in un certo senso gli è andata bene, o forse era davvero bravo come osservatore. Perché beccare un movimento così piccolo significa mettercela davvero tutta, avere anche a disposizione degli strumenti che non si spostano di un grado, o saper misurare l'errore possibile. E lui a ogni modo ha fatto questa osservazione in cui dice: beh, vedo un punto luminoso che non sta fermo, che si muove, e allora cosa sarà mai? Una cometa, no? La prima cosa che vi viene in mente quando vedete un movimento di un punto luminoso nel cielo, beh, lasciamo stare gli UFO, lasciamo stare paranoie di vario genere, ma è una cometa, certo non un pianeta. Allora uno pensa a una roba del genere, no? No, non esattamente, probabilmente è questo quello che Herschel aveva visto. Se avesse avuto un nostro un nostro telescopio, se per esempio avesse avuto tra le mani Hubble, avrebbe visto un oggetto di questo genere. Quello che Herschel aveva visto, aveva scambiato per una cometa, era Urano. Questa è un'immagine recentissima di Urano, no? Vedete che è stata ripresa nel 2006, e c'è un transito del satellite di Urano, si chiama Ariel, quel punto, che ricorda un po' il transito di Venere sul Sole che ha avuto luogo, che è stato visibile qualche tempo fa dalla Terra, 2 o 3 anni fa, e proietta quindi un'ombra, ed è appunto ripreso da Hubble Space Telescope. E quindi mi direte voi, vabbè, ha scoperto davvero un pianeta? No, ha preso un granchio, no? Eppure, nessuno dubiterebbe, nemmeno io, dubiterebbe che a Herschel
si debba la scoperta di Urano, tant'è che questa è la principale fonte di informazione al mondo oggi, come oggi è Wikipedia, e se voi andate su Wikipedia trovate scopritore di Urano William Herschel, in tutte le lingue naturalmente, potete controllare, potete sbizzarrirvi, cioè sembrerebbe conoscenza assodata, anche se appunto, come vi dicevo, avremmo qualche problema, perché diciamo no, non è stato proprio lui a scoprire il pianeta, lui ha visto qualcosa muoversi, no? Possiamo anche ricostruire una specie di cronistoria di questa scoperta. Se voi partite, di fatto è stato fatto nel 1782, credo, da fine dell'81, scusate, da un astronomo che si chiama Johann Bode, era all'epoca il direttore dell'osservatorio di Berlino, e lui dice, va bene, ormai sappiamo, fine dell'osservazione di Herschel, marzo del 1781, questo scritto di Bode, fine del 1781, alla fine Bode è convinto, sa già che è un pianeta, e dice va bene, ormai sappiamo anche più o meno con buona approssimazione l'orbita di Urano, di questo pianeta, allora non aveva ancora nome, o almeno non aveva un nome stabilito, proviamo a tornare indietro nel tempo e a controllare sui cataloghi stellari e a vedere se salta fuori qualcosa di nuovo, cioè se quel pianeta non era già stato individuato prima e magari scambiato per una stella. E la risposta è questa. Il pianeta è stato osservato, Urano è stato osservato, ma scambiato per una stella fissa da un astronomo che si chiamava Flamsteed nel 1690, poi ancora nel 1712, nel 1715, poi da altri astronomi, fino a questo astronomo francese Lemonnier, e tutti questi l'avevano scambiato per una stella fissa. Cosa vuol dire, tanto per farvi capire? Che nei loro cataloghi stellari avevano scritto, in questa posizione c'è questa stella. Qualche anno dopo, in un altro catalogo stellare, Bode si accorge che c'è scritto in questa posizione c'è questa stella, in questa posizione c'è questa stella. Cosa fa Bode? Unisce i puntini e si ritrova l'orbita di Urano, no? Non so se è un po' complessa questa vicenda, se andate poi analiticamente a vederla sui testi, spero che sia sufficientemente chiara, dovrebbe essere abbastanza chiara. Questi hanno visto una stella fissa, qualcosa di fermo. Cosa ha visto Herschel? Beh, ha fatto la prima osservazione di un corpo in movimento, ma l'ha scambiata per una cometa. Allora, qual è la differenza se nessuno di questi gruppi di ricercatori, Herschel o il primo gruppo di ricercatori, ha visto la cosa giusta? Perché noi diciamo che è stato Herschel a scoprire il pianeta Urano e non per esempio Flamsteed? Avete un po' di risposte, no? Una delle risposte è, beh, Herschel ha individuato qualcosa che si sposta ed è quella la notizia. Ma potete anche dire così, forse la nostra idea di scoperta come oggetto, evento puntuale che avviene in un dato istante soltanto nel tempo, a opera di un singolo ricercatore, è un po' da rivedere, perché dobbiamo pur dar conto di questa complessità, no? Non pretendiamo che lo facciano gli astronomi, io pretenderei come storico della scienza appunto di farlo io, perché altrimenti mi sembrerebbe di automenomarmi, no? Allora, chiediamoci chi ha scoperto che cosa, e dobbiamo distinguere tre elementi. Anzitutto le prime osservazioni di un punto luminoso, ovvero di una stella fissa, e vabbè, vi ho già detto, l'ha fatto Flamsteed e qualche altro. Secondo luogo, le prime osservazioni di un oggetto in moto, dapprima preso per una cometa, Herschel, ma poi c'è un altro elemento, chi ha scoperto il pianeta, cioè chi ha detto che quello era un pianeta?
tra il marzo 1781 e la fine di quell'anno, del 1781, ci si gettano a capofitto su questo problema un sacco di astronomi, no? La notizia della scoperta di Herschel fa in brevissimo tempo il giro d'Europa, cioè il giro del mondo scientifico dell'epoca. Gli astronomi più importanti si lanciano sulla determinazione dell'orbita di questo strano oggetto, partendo sempre dall'ipotesi che fosse una cometa. Perché partono dall'ipotesi che fosse una cometa? Perché questo, Urano, è il primo pianeta scoperto in tempi storici. Nessuno sa quando siano stati scoperti gli altri pianeti. Manco Saturno, non abbiamo date di nascita degli altri pianeti. Non sappiamo quando sono stati scoperti. Ogni generazione se li ha ritrovati praticamente in ogni parte del mondo. Perché? Perché quelli si muovono rispetto al cosiddetto cielo delle stelle fisse. Cioè la volta delle stelle, le singole stelle non cambiano troppo posizione una rispetto all'altra. I pianeti sì, cambiano posizione rispetto alle stelle fisse. Se voi dovete, per esempio, coltivare un campo di grano, cosa che, come saprete, gli Incas facevano magistralmente, avete bisogno di un calendario e quindi avete bisogno di riconoscere i moti celesti, no? Quindi vi interesserà sapere che cosa si muove nel cielo. Quindi qualcuno avrà riconosciuto in tempi lontanissimi, quando gli uomini divennero stanziali, che cosa è un pianeta, che cosa è una stella, eccetera, eccetera. E questo, vi ripeto, avviene praticamente in tutte le parti del mondo. Con Urano no, quindi sono giustificatissimi questi astronomi nel credere che si tratti di una cometa. Allora, subito dopo Herschel, che si tiene ben stretto all'idea che quella fosse una cometa, qualcuno comincia a dire, no, forse non è una cometa, forse è un pianeta. Perché? Perché per esempio non ha la chioma. Cioè, se è una cometa, è una cometa strana. La cometa hanno una coda, sono luminose, questo non ce l'ha. Poi è molto lontano, chi lo sa che cosa diavolo è? Mettiamoci a calcolare l'orbita, no? È l'unico modo in cui si riesce a capire a distinguere una cometa da un pianeta. E ci si buttano molti astronomi, alcuni, vi dicevo, sono i principali astronomi dell'epoca, altri sono figure più marginali, magari non hanno imparato l'astronomia vera e propria, ma sanno fare molto bene i conti. Tutti costoro si scambiano idee per lettera. Nessuno rimane nel proprio brodo. Si mandano lettere in cui dicono: ho fatto queste osservazioni, ho fatto questi conti, ripetili anche tu per favore e vedi se sono giusti, corretti, eccetera eccetera. Uno dei primi problemi naturalmente è controllare la distanza, e questo viene risolto abbastanza facilmente nel maggio del 1781 dal primo di costoro, che si chiamava Saron. Insomma, in tutto questo c'è un punto chiave, no? La determinazione della traiettoria significa determinare la natura del corpo celeste che io sto osservando. Quindi non è marginale questo elemento. Non basta dire Herschel ha visto qualcosa in moto. Non basta dire che questi altri avevano visto lo stesso oggetto scambiandolo per qualcosa fermo. Bisogna anche dire che cosa è. E questo lo sappiamo soltanto se la traiettoria risulta determinata. Guardate che cosa ho scritto, forse vi sorprenderà. Determinazione della traiettoria, parabola o cerchio, uguale determinazione della natura, cometa o pianeta. E voi mi direte, ma come? Una cometa non si muove di moto parabolico, la parabola, sapete, fa così e poi va via, no? Ciao, salutiamo per sempre. E invece no, perché la cometa di Halley torna un bel periodo ogni 70 rotti anni, ma torna, la vediamo ogni 70 anni. In realtà questa è una cosa geniale che ha fatto Newton. Quindi ho messo uno schemino. In realtà le cose non sono così soltanto in teoria. Newton di che cosa si era accorto? Se voi avete una parabola e
un'ellisse e l'eccentricità, la differenza dell'eccentricità dell'una è piccola, allora quando queste parabole sono vicino, quando, scusate, queste curve sono vicino a quest'occhio giallo che vuol rappresentare il Sole, che si chiama fuoco, le traiettorie sono praticamente indistinguibili. L'eccentricità è la distanza dei due fuochi, no? Immaginate di tirare così un cerchio e quello diventa, se lo tirate e lo estendete in modo uniforme, diventa un'ellisse. Immaginate adesso di allontanare moltissimo la mano all'infinito e quello vi diventa una parabola o un'iperbole, non è proprio così, ma non fa niente, insomma. Ecco, da questa parte, vicino a questo fuoco, vicino alla vostra, al vostro pugno sinistro, la curva è indistinguibile. Quindi Newton dice, vabbè, chi se ne frega che traiettoria precisa ha? Chi se ne frega se è un'ellisse o se è una parabola? In realtà io posso calcolare, prendendo come parametro quelli della parabola, che sono tutti i parametri noti, perché non mi fa troppa differenza a livello di conti. Quindi riesco comunque a calcolare un bel pezzo della traiettoria. E poi farò delle correzioni successivamente, no? I pianeti non si muovono in questo modo. Voi sapete che la prima legge di Kepler ci dice i pianeti percorrono orbite ellittiche, sono le orbite dei pianeti sono delle ellissi, e il Sole occupa uno dei fuochi. Sì, quello che qua non c'è scritto è che i pianeti del nostro sistema solare, hanno un'eccentricità piccolissima, cioè sono praticamente dei cerchi. I due fuochi sono molto ravvicinati. Se voi mi immaginate di mettervi al posto del buon Dio sopra le orbite dei pianeti, immaginate di schiacciarle tutte su un piano, no? Voi quasi non percepite la differenza tra un cerchio e un'ellisse. Vedete più o meno un cerchio. Quindi, giustamente, gli astronomi dell'epoca, Newton scrive queste cose verso la fine del 1687, no? Gli astronomi del Settecento, passato un secolo, con qualche opportuna correzione, cosa pensano? Beh, io alla fine devo distinguere tra due figure che sono molto diverse, un cerchio oppure un'ellisse molto molto allungata, ossia una parabola. Pensate che qui l'unica ellisse che vedete è la linea verde, no? Le altre sono una parabola, la seconda linea esterna, e addirittura un'iperbole, quella blu, e in centro alla linea tratteggiata è la traiettoria della cometa di Halley. Guardate quando è vicino al Sole, non riuscite, sono praticamente sovrapposte le linee, no? Non riuscite a distinguerle. Quindi aveva ragione Newton. Se invece è un pianeta, l'orbita è molto diversa. Vedete l'intero cerchio e magari anche a occhio nudo se siete fortunati. Insomma, avrete capito che in realtà, lasciando perdere il discorso tecnico proprio di curve che vengono descritte nel cielo, una scoperta è sempre in cerca di autori, ma è difficile che li trovi. Allora, come possiamo fare a capire chi ha scoperto cosa sul serio? Beh, intanto dobbiamo partire dall'idea che questo tipo di scoperte almeno siano scoperte fortemente condivise tra più soggetti, che sono in comunicazione tra di loro. Attenzione, non sono un unico gruppo di ricerca, sono proprio individui differenti, quindi non c'è l'indipendenza tra i vari ricercatori, non c'è sostanzialmente competizione tra i vari ricercatori, perché si scrivono, questi proprio si scrivono, io le ho viste quelle lettere, si scrivono, guarda, ho fatto questa e questa osservazione.
Cioè, voi ve ne immaginate uno che aspira al Nobel dire al suo competitor principale: ho fatto questo, questo e questa osservazione, così magari il Nobel se lo prende l'altro? Non c'è nemmeno resistenza alle novità, almeno non c'è nel caso di Urano. Sembra proprio una scoperta di genere completamente diverso a cui siamo abituati noi, eppure eravamo partiti dall'ipotesi che invece fosse proprio il caso di una scoperta con un autore certo. Purtroppo, se io devo mostrare queste cose in sede storica, ho a che fare con un ammasso di dati un po' intricati. Una scoperta condivisa è sfuggente, no? Devo guardare a rapporti tra più individui contemporaneamente e più gruppi di ricerca. Come devo fare? Vabbè, ma gli storici della scienza sono abbastanza fortunati, hanno degli ottimi archivi, in particolare gli archivi degli osservatori astronomici, che contengono cosa? La scienza diffusa, non la scienza statica, non i risultati, la scienza nel suo farsi. Quindi vi permettono proprio di tenere presente più cose. E avete anche parecchio gossip, no? Episodi come dire, vedete le antipatie tra i vari personaggi, magari vedete anche qualche intrigo paramoroso, eccetera, eccetera, che fa sempre un po' di notizia anche oggi, e così via. Insomma, non basta badare alle figure che la storia codificata ci ha consegnato, per esempio Herschel. Bisogna badare anche alle figure che sono spesso ai margini delle scienze e ai margini della scienza professionale. Magari non sono professionisti. Qui ho raccolto alcune delle corrispondenze su Urano di un tizio che si chiama Ruggero Boscovic, che è stato anche il fondatore dell'Osservatorio Astronomico di Brera, e a lui di fatto devo i motivi per cui ho fatto questa ricerca particolare, no? Lui a un certo punto fugge praticamente in Francia, ma mantiene ancora i contatti con l'Italia, e la sua corrispondenza ci mostra che è al centro di una vera e propria rete per la scoperta dell'orbita di questo oggetto, cioè per la determinazione della natura di questo corpo celeste, e alla fine per la scoperta in fondo di Urano come pianeta, non come stella fissa, non come cometa. Sono andato quindi a guardarmi un sacco di rapporti con personaggi, alcuni anche importanti, no? Per esempio prendete questo Lalande. Questo Lalande era uno dei principali astronomi dell'epoca, astronomi francesi. Prendete questo Charles Messier. Charles Messier è uno dei principali osservatori di comete e di nebulose del Settecento francese. C'era persino un re, Boscovic ci andava perché il re aveva un bel po' di soldini, ma la cosa interessante è che oltre ai soldini il re era sul serio interessato all'astronomia. C'è anche gente che non sono riuscito a individuare, che però è importante, almeno non la fisionomia, che è questo Saron, no? Dovete anche misurarvi, accettare di misurarvi con cose che per fortuna sono abbastanza divertenti. Per esempio con la nascita della figura dell'astrofilo, cioè non l'astronomo di professione, ma l'appassionato di astronomia. Ne avete dei saggi di questa moda astronomica che è diffusa, estremamente diffusa nel Settecento, in questo bel romanzo che forse qualcuno di voi ha letto e che io consiglio sempre, perché è un romanzo straordinario, anche se il personaggio principale a me fa sempre l'impressione di un perfetto imbecille, però forse è proprio simpatico per questo, no? A un certo punto in questo romanzo viene ritratta la persona di un tale Abbé Blanès, cioè in realtà era un prete di campagna della campagna vicino alle mie parti, più verso il Bresciano, insomma. E ci si dice: l'abate Blanès, uomo d'un'onestà ed una virtù primitive, ed in più uomo di mente, trascorreva tutte le notti in cima al campanile. E voi direte: beh, uno che cui piaceva pregare. No, aveva un debole per l'astrologia,
dopo aver impiegato la giornata a calcolare congiunzioni e posizioni di stelle, consumava il più della notte a scrutarle in cielo. Povero com'era, non disponeva d'altro strumento che d'un lungo cannocchiale dal tubo di cartone. È facile capire il disprezzo che per lo studio delle lingue doveva nutrire un uomo che passava la vita a scoprire la data precisa della caduta degli imperi e lo scoppio delle rivoluzioni che cambiano la faccia del globo. Cioè, qui avete un uso molto particolare dell'astronomia, no? Però questa è una persona che almeno per metà è seria. Voi direte, vabbè, ma l'astrologia non è una cosa troppo seria. Già dalla fine del Settecento, tra il Settecento e l'Ottocento, questo romanzo del 1830 rotti, ambientato però, 1839, ambientato però una quarantina d'anni prima, qui già l'astrologia è completamente poco seria. La cosa interessante è che però lui fa dei calcoli, guarda le stelle e calcola le traiettorie, no? E a un certo punto si trova questo giovanotto, Fabrizio, che è appunto quello un po' imbecille di cui vi dicevo prima, che è il personaggio principale, che lo va a trovare e cosa fa? Fabrizio lo adorava, per fargli piacere, passava a volte serate intere a fare addizioni e moltiplicazioni interminabili. Passano gli anni e Fabrizio, per fortuna, cambia anche, almeno in parte, i suoi gusti, no? E si mette a inseguire Gonnelle. A un certo punto si trova a Bologna dopo varie peripezie e ha una, diciamo, una sorta di compagna o una ragazza che lui circuisce e con la quale alla fine combina qualcosa, che sarà anche uno dei motivi delle sue sventure. E Stendhal, l'autore del romanzo, ci dice: quando non era con la piccola Marietta, lo si vedeva all'osservatorio di Bologna, che era uno dei principali d'Italia, lo è ancora, e all'osservatorio di Bologna frequentava un corso d'astronomia. Il professore l'aveva preso a benevolere e Fabrizio la domenica gli prestava i cavalli perché potesse pavoneggiarsi con la moglie al corso. Vedete come emerge, no, questo livello? C'è un livello narrativo bello del romanzo, eccetera, eccetera, ma se leggete con attenzione riuscite anche a cogliere gli scampoli di una tradizione, che è la tradizione astronomica, che viene riflessa, che si riflette nel romanzo, no? È chiaro che il romanzo è un conto e i conti sono un altro conto, però da storici della scienza dovete, perdonate il gioco delle parole, fare i conti con entrambi i conti, no? Dovete tenere presente tutte e due le cose, la matematica, l'astronomia come disciplina, ma anche l'astronomia come moda, perché l'astronomia come moda è importante proprio come terreno. Vi dicevo, Herschel non è un astronomo di professione, assomiglia di più a uno di questi tizi. Nel 1781, vi dicevo prima, questo astronomo tedesco, Johann Bode, scrive un articolo dove riassume la storia delle osservazioni di Urano fino a quel periodo. E a un certo punto ci dice, fine 1781, ci dice, vi traduco dal tedesco, un amatore, Liebhaber, molto attento dell'astronomia, Abbat, in Inghilterra, ha osservato questa cosa piuttosto strana. E poi aggiunge in nota: chi è questo amatore? Notate che fino a quel momento non parla di Herschel. Non so esattamente, vi dice, chi sia questo amatore di astronomia. In un articolo di un giornale viene chiamato Merzel, in un altro viene chiamato Herschel, in un altro Herthel, in un altro ancora Herschel, in un altro Hermstel. Sembra un tedesco di nascita, ma lui dice: come diavolo si chiama? Lo scrive proprio, come si chiama? Nessuno lo sa. Quindi, attenzione bene, siamo noi col senno di poi, nella nostra ricostruzione che abbiamo affibbiato a una scoperta, il nome di Herschel. Ma i contemporanei si rendevano conto
che quella scoperta lì era un che di complessivo, una cosa complessa in cui molteplici attori erano non in competizione, ma in collaborazione. Vi potrei far vedere altri dati ancora, ma credo che siano più che sufficienti questi di cui ho parlato. Sono andato anche a spulciare nell'archivio dell'osservatorio di Brera e ho trovato appunto alcune lettere con dei veri e propri dati, no? Addirittura a un certo punto questo Boscovich scrive guardate, vi sto trasmettendo in allegato alla mia lettera dei calcoli fatti da più personaggi, provate anche voi a rifare i calcoli e provate anche voi a fare le osservazioni, mettiamole insieme e vediamo che cosa ne esce e vediamo se siamo capaci di stabilire l'orbita con maggiore precisione. Siccome il pianeta, voi dovete immaginare che avete un pianeta molto molto lontano, no? Urano è molto lontano dalla Terra, se voi calcolate con poche osservazioni un arco, in realtà è quasi un arco rettilineo, no? Perché per la lontananza ovviamente non sapete distinguere perfettamente il cerchio se avete tre osservazioni, come allora si usavano, molto vicine. Questo è un problema, vuol dire che vi serviva più tempo per verificare esattamente l'orbita. Ecco perché loro sono costretti a scambiarsi i dati e a collaborare. E questi appunto sono gli allegati. In questi allegati potete confrontarli in modo da vedere se non sono cose spurie, se non sono posteriori, con delle pubblicazioni effettive. E in questi allegati potete anche distinguere gli autori dei dati, no? Io qui ho fatto vedere che, per esempio, in parte questo allegato è proprio di Boscovich, che ha evidentemente usato i calcoli che gli erano stati inviati e poi li ha ritrasmessi, e in parte invece sono di questo Charles Messier, quel astronomo molto importante, osservativo molto importante del Settecento, molto stimato. Qui siamo all'inizio di tutta la faccenda, il 25 aprile 1781, e Charles Messier che cosa scrive? Scrive una cosa ai nostri fini molto interessante. Scrive: io ho ricevuto una lettera dall'astronomo reale inglese, Maskelyne, che ha a sua volta ricevuto queste notizie per lettera dal signor Herschel. Maskelyne ci dice che Herschel crede di aver scoperto una cometa, ma molti suoi colleghi, tra cui anche lui, in Inghilterra, pensano si tratti di un pianeta. Questo, come intuizione, già nell'aprile. Quindi diventa sempre più difficile, capite, dire è stato semplicemente Herschel a scoprire quella roba lì. Le cose sono andate in una maniera molto più complicata. E cosa significa però in questi casi condividere una scoperta? La rete di Boscovich, di questo tizio che di cui vi ho parlato molto, molto brevemente, mostrano innanzitutto che gli scienziati coinvolti in questa ricerca sono consapevoli della loro esperienza di collaborazione. L'informazione viene distribuita tra più soggetti e naturalmente ci sono soggetti più importanti di altri. Questo Boscovich, questo Maskelyne di cui vi ho accennato, Messier, sono di solito addentro nella comunità astronomica, hanno competenze che gli permettono non soltanto di mandare in giro notizie, di fare da ufficio smistamento, di postale, ma anche di criticarle, di scegliere quali notizie sono le più importanti. In qualche caso anche
appunto nel caso di Boscovich, di offrire dei metodi di ricerca. Questo io ho anche ricostruito, mi sono divertito a ricostruire un po' la rete effettiva, no? Questo è un altro allegato, una lettera. Allora, chi è arrivato prima? Delle questioni di priorità, che ne facciamo? Beh, ci fu qualcuno che disse: sono stato io il primo a scoprire, a definire esattamente la traiettoria di Urano. Però capite che ci sono alcuni problemi. Intanto, quanto piccolo deve essere l'errore per dire ho trovato una buona soluzione al problema? Questo Anders Lexell, che è un astronomo svedese, dice: ho calcolato io per primo, con sufficiente precisione, l'orbita quasi circolare di Urano, quindi ho dimostrato io che si trattava di un pianeta. E voi vi aspettereste che gli altri astronomi dicono: no, sono stato io, come al solito capita, no? Questo l'ha scritto su una rivista, non è che l'ha scritto in comunicazione privata. Cioè, è una delle tipiche situazioni di litigio. No, non gliene frega niente a nessuno. Cioè, questa cosa io la trovo straordinaria, no? Dovrebbe interessare a tutti il problema di priorità, e invece non interessa niente a nessuno. Boscovich a un certo punto dice, anche lui, senza citare la polemica: è stato questo tale Méchain a calcolare l'orbita precisa sulla base del metodo che gli ho proposto io. Ma capite che lui non lo dice perché, per far vedere che è stato Méchain, lo dice per dire: guardate, il metodo migliore è il mio, e non è neanche il primo metodo, no? Questo è consapevole, cioè è un merito molto limitato che non riguarda la scoperta in particolare, ma che riguarda la correttezza di un metodo di calcolo. Quindi il problema di priorità praticamente scompare. In realtà, per gli astronomi, la cosa importante l'ha fatta davvero Herschel, perché la notizia, come vi accennavo prima, è che Herschel ha visto qualcosa in moto, mentre gli altri avevano visto qualcosa fermo. Allora voi mi direte: beh, ma ci hai detto, all'inizio ci hai detto che volevi farci vedere che Herschel non è il vero scopritore di Urano, e ora ci stai dicendo l'opposto, che Herschel è proprio il vero scopritore di Urano. Io rispondo così: attenzione, io faccio lo storico della scienza, è un altro mestiere, non faccio l'astronomo. Hegel diceva che gli storici sono degli strani personaggi e sono degli scettici a 360 gradi. Cioè, non ci va mai bene niente. Dubitiamo sempre, no? Siamo delle sorte di San Tommaso, anche quando uno mette il dito lì dice: ma magari mi sbaglio lo stesso. Allora, non è tanto importante che per me chi ha scoperto qualcosa. L'importante è far vedere che c'è una situazione estremamente complessa. E devo render conto di due fatti. Il primo è render conto di questa situazione complessa e dirvi: guardate, bisogna stare molto attenti ad affibbiare a qualcuno la paternità di una scoperta e mettere in dubbio che, in questo caso, Herschel sia stato lo scopritore. Ma poi devo render conto di un altro fatto. Perché è passata l'idea che Herschel sia effettivamente lo scopritore? Perché gli astronomi dicono una cosa del genere? Ma scusate, però è una cosa che non riguarda soltanto l'astronomia o le scoperte, no? Nessuno oggi direbbe seriamente: Cristoforo Colombo ha scoperto l'America nel 1492. Ma sappiamo che quello è un paletto importante, no? Anche se magari in America
c'erano andati prima di lui i normanni, e sicuramente c'era andato pur qualcuno, perché quando Cristoforo Colombo ci arriva non è che non trova nessuno. Quindi è importante avere dei paletti, tra cui, per l'amor del cielo, anche il bel William Herschel. È importante, però è importante anche la strada, no? La strada principale, che può essere via via allargata, e possiamo anche modificarla un po', inserire delle varianti che possono essere altrettanto interessanti, altrimenti la storia si riduce davvero a una collezione di date, e cioè di paletti. Io penso che invece la storia abbia anche dei compiti esplicativi, cioè devo spiegare perché le cose sono andate così e non diversamente. Vedete, di solito si dice la storia, non si fa la storia con i se e con i ma. Non è mica vero, in realtà ci divertiamo sempre a farla con i se e con i ma, anche perché se non abbiamo i se e i ma, non riusciamo più a dar poi conto delle situazioni complesse. Cioè, non ci serve la storia, diventa invece proprio una questione di date. Naturalmente ci sono altri esempi di questo tipo, mi piacerebbe molto, qua ne ho elencati alcuni, ma è inutile adesso ricamarci troppo, anche perché siamo già oltre. Mi piacerebbe molto provare a ricostruire come scoperta condivisa anche la rivoluzione cosmologica, no? Che lì è davvero più condivisa di così, tra gruppi disomogenei. La rivoluzione cosmologica è quella, voi sapete, che cambia la faccia all'ordine in cui si muovono i pianeti, no? A un certo punto non è più la Terra al centro del sistema, ma al centro del sistema, o in qualche parte molto vicino al centro, c'è il Sole, e poi piano piano le cose cambiano ancora e il mondo diventa molto più grande del posto stretto come era prima. Ecco, credo che in parte il compito della storia della scienza sia di farci vedere che anche l'universo mentale nostro può essere molto più grande di quello che ci figuravamo un attimo fa, e spero così di aver dato un piccolo contributo anche a questo. Spero che possiate andare a casa e poi magari, chissà, leggere qualcosa per conto vostro. Se così è, sono contento, perché il mio lavoro vuol dire che l'ho fatto, insomma. Grazie a tutti per l'attenzione. Sono domande? La scienza, il percorso scientifico, sia costellato da questa cosa. Mi sono occupato recentemente di questo rapporto su scala evolutiva tra Darwin e Wallace, no? Però poi di fatto noi ci ricordiamo di Darwin, e Wallace lo trascuriamo. Scienza, quando sia importante da un punto di vista educativo, invece, per esempio, in ambito scolastico, rappresentare la scienza nel suo divenire, nel suo momento storico, perché in genere anche in ambito scolastico ci riferiamo all'ultimo episodio del percorso, no? Cioè valutiamo più il prodotto, diamo significato al prodotto che non al percorso. Io credo che da un punto di vista educativo sia non altrettanto, molto più importante eliminare invece il percorso, le difficoltà che ci sono state, perché sennò la scienza appare come qualcosa di misterioso, di grandioso, di bello, di cui ne usufruiamo. Invece in realtà c'è stata una serie di competizioni, una serie di atteggiamenti, a volte anche di fortuna. L'altro giorno, per esempio, ci spiegava Rustenghi che una scoperta della relatività da parte dei ragazzi di Johannes Sperma è stata una cosa molto particolare, in cui, analizzando dei dati sulla relatività, si accorgevano che non erano misurabili questi dati sulla relatività, e non capivano per quale motivo. Finché un bel giorno, porto questo episodio per dire quanto può andare indietro questo aspetto, no? La signora Cesira, che si occupa appunto delle pulizie dei laboratori, alla quale è vietato portare nell'ascensore l'acqua, i secchi dell'acqua con gli stracci per pulire i laboratori, la signora Cesira, purtroppo anziana, gli viene vietato l'ascensore, e che fa? Li porta in ascensore la notte, perché pesavano questi secchi, e porta questi secchi pieni d'acqua sull'ascensore perché il senatore Corpino, che abitava all'ultimo piano del laboratorio, non voleva vedere l'acqua sull'ascensore. E quindi porta via secchi. E però, per non farsi vedere che l'aveva portata di notte sull'ascensore, che fa? Li nasconde sotto al bancone dove facevano questi esperimenti di settimane d'acqua. E allora
Ecco perché questi chili d'acqua assorbivano ovviamente la radioattività e questi dati non erano coerenti con gli studi che avevano fatto. Quindi pensa tu, la signora Cesira, la donna delle pulizie, come ha influito? Felmi si interroga su questa cosa e fa proprio un cazziatone della Madonna, perché dice: ma come metti se chili d'acqua sotto al bancone e non mi dici niente, non so niente, lei ti assolve, ve lo fa rivedere, probabilmente non è colpa di trasportarli, insomma, se più con la Cesira. A me questo episodio che ci fa sorridere, in realtà dà un ruolo importante alla signora Cesira, che le sere porta queste cose. Come dire, sì, c'è tutto un percorso di Fernando Ricroso dal punto di vista storico, ma c'è anche la signora Cesira, e spesse volte sono questi episodi della signora Cesira. Sì, grazie. Sì, grazie, grazie per questa osservazione. Intanto il ruolo di questi fenomeni più o meno casuali, no? È importantissimo. In parte qualcuno ha provato anche a leggere in questo modo la scoperta di Urano. A un certo punto Herschel sta indagando la volta celeste per fare un'indagine sulle stelle e si ritrova tra le mani un pianeta. Quindi in effetti è un episodio anche questo di casualità, no? Ce ne sono moltissimi. Più celebre, o uno dei più celebri, è la scoperta della penicillina. Anche qui sarebbe importante, e arrivo alla prima invece osservazione del tuo discorso, sarebbe importante approfondire questi casi anche alle scuole superiori, perché altrimenti, come dicevi tu, si rischia di scambiare il percorso con semplicemente il risultato, e quindi di avere l'impressione che la scienza non la facciano le persone, ma la facciano i computer, senza poi guardare invece all'interno di quello che succede dentro in questo potenziale computer. Cioè non andiamo a guardare il percorso. Se invece andiamo a guardare il percorso, ci rendiamo conto che è costellato di errori. Una delle cose più interessanti che sono state messe in luce dalle ricerche di didattica, per esempio, della fisica, è vedere che in qualche caso, non in tutti ovviamente, gli errori che vengono compiuti dagli studenti, anche dagli studenti universitari nei primi anni dell'università di fisica, riproducono esattamente le fallacie circa la forza, che ne so, qualcuno dice di Aristotele, no? O comunque del pensiero comune. Quindi sarebbe utilissimo avere sempre l'esempio storico di fronte agli occhi, perché chiarisce meglio quale può essere il punto di vista, chiarisce meglio l'errore e ti fa vedere anche che l'errore è qualcosa di legittimo, che non bisogna vergognarci, che non è qualcosa semplicemente che va punito, va sconfitto. È lì, è un nostro modo di ragionare. E ci fa anche capire come fare a correggere piano piano questi punti di vista e renderli più perspicui, no? Più resistenti ai controlli sperimentali. E quindi, insomma, secondo me davvero la storia ha un ruolo importantissimo quando non è storia appunto come cronologia, quando è storia problematica, quando vedo il problema e cerco di capire il problema. Per quello che dicevo, l'importante è avere una storia esplicativa, non semplicemente una storia come collezione di date. Non perché le date non siano importanti, ma perché non dobbiamo vedere soltanto i paletti, dobbiamo vedere anche la carreggiata. A nome di tutti ringrazio il signor Luca Guzzardi per la conferenza. Grazie a voi.